Ciao Gabriele Giustino. Ben, come prendi? Ecco. Intanto, grazie che mi hai portato sui prosciutti. Grazie a te, Luca, è sempre un piacere. L'azienda è molto piccola, è un'azienda artigianale ed è un'azienda familiare. E l'impegno proprio nelle persone, no? Sì, è proprio quello anche il valore aggiunto, è quello proprio delle persone. Sì, sono anche artigianali. Vanno a fare il giro, ti spiegano, sì. Se chiede un piacere te lo fanno, come vedi. Ma sì, nei limiti del possibile, insomma. No? Perché Gabriele, da quando l'ho fatto conoscere il Prolongo, chiaramente avevo fatto il prosciuttificio, perché insomma, lo faccio da quando ho iniziato a fare il cuoco. Per cui. E sai meglio di me che per un cuoco cambiare il prosciutto che aveva scelto non è facile. No, è un matrimonio importante. Bravissimo, è proprio un matrimonio importante, no? Diciamo, prima si sceglie il prosciutto, dopo la moglie, forse. Beh, no. Barbara, tappate le orecchie. No, scherzo. Per cui ho fatto delle prove, ho fatto le mie valutazioni e devo dire che in Prolongo ho trovato un prodotto che, oltre ad essere artigianale, molto buono e ha una linearità veramente importante, nel senso, forse il mio piatto di battaglia che produco sono i tagliolini San Daniele, e devo dire la verità, ormai sono 6 anni che sto adoperando, non hanno mai avuto un calo ma quella è proprio la sfida più difficile per noi come prosciuttificio, perché noi abbiamo una stagionatura che è completamente naturale. Cosa significa? Sì, ti ricordo, non avete vendole. Che il cuore della stagionatura, quindi proprio la fase principale, avviene in saloni che non hanno aria condizionata. Quindi cosa significa? Ci affidiamo a quello che è il segreto di San Daniele. Perché si fa il prosciutto a San Daniele e non si fa a Tarcento, ad esempio? Perché San Daniele ha un microclima unico che deve essere valorizzato ed è quello che dà il sapore ai nostri prosciutti, perché ogni giorno si alternano due correnti diverse. Al mattino c'è la brezza di monte e la sera invece c'è la brezza di mare. La nostra produzione arriva da cosce friulane, quindi questo ci permette di essere in prima linea nella scelta proprio delle cosce crude, ma soprattutto di poter ottenere la carne di qualità più alta che possiamo, no? Perché appunto anche lì lo stesso disciplinare ci guida, perché non avendo altri ingredienti, il San Daniele, oltre alla carne di maiale e il sale, non ci sono conservanti, non ci sono additivi, non ci sono neanche le spezie. No, né nitriti, né nitrati. E quindi non c'è nessun modo di correggere qualcosa che non sia già perfetto all'inizio. È una fase importante. E anche la selezione all'arrivo. Sì, ma quello, quindi quando arrivano, è abbastanza, no? Fondamentale. Sì. Io mi ricordo una delle prime volte che sono su San Daniele, ho visto rimandare indietro un carico. Sì, ma... ho visto proprio che chiudeva la porta Alessio, no, mi spiace. No. Sì. Avere delle cosce che siano giuste, no? Che non abbiano magari troppa umidità, che non siano... e che non abbiano problemi, è fondamentale. Infatti durante la fase di selezione il camion rimane lì. Perché quello che non viene accettato dai colleghi, no? Che quando fanno il ricevimento controllano coscia per coscia, fresca, sia a posto, che sia in ordine, quello che non è idoneo non può essere, perché se entra in linea produttiva non stagiona bene. No? Luca, ma tu sai perché Alessio e Rihanna mi hanno mandato su oggi qua perché? A rappresentare la loro azienda con te? Perché? Se non lo sai tu, cioè che hai chiesto tu a loro di mandarmi su. Sì, ho chiesto io. perché so che con te possiamo farci 4 risate. Allora, sì, il rapporto poi di fiducia. Ma guarda. Il rapporto di fiducia ormai sono 5 anni. Cioè. Io penso che... io mi fido molto delle persone, come hai notato, no? E quando lascio le persone... quelle che mi lasciano, dopo essermi lasciato con te, mi sento sempre una persona migliore, più allegra, più con voglia di fare, no? Bello! Eh sì, è vero, insomma, no? Perché... Beato! insomma, dai, su, dai! Sì,
dopo perché comunque le scelte, sai, come ti dico, sono nel prodotto ma 300, no, 360 gradi. 360 gradi, perché se c'è il prodotto ma non c'è la persona giusta che te lo vende, se c'è la persona giusta ma non c'è il prodotto, e invece bisogna appunto che ci sia tutta una serie di... No, ma è importante. La telefonata a Luca Puoi o la telefonata Puoi, insomma, no? Ognuno ci dà una mano. Io mi ricordo quando ho presentato un mio progetto a Alessio, l'avevo presentato a un altro prosciuttificio, mi ha detto, man, Alessio, sì Luca, quando? No, perché quello, allora, a me queste sì, cose... Ma perché è quello, no? Fondamentale. No, alla fine siamo in Friuli, che è un territorio piccolo, quindi la fiducia è fondamentale, no? Anche nelle persone, perché bisogna poter poi lavorare insieme. È quello, no, che è importante. E questo è anche il valore che noi, come azienda Prolongo, ma sicuramente anche tu, perché come Osteria di Villa Fredda, perché... i valori che abbiamo in comune sono sempre gli stessi, è quello proprio di mettere le persone, no, al centro, sì, 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 che nel nostro caso sono i nostri clienti, che sono i privati, che sono le aziende, sono i ristoranti, e nel tuo caso sono i tuoi ospiti, no? Sì. Fare bella figura non vuol dire magari solo dare un piatto che sia buono da mangiare, ma deve essere, no? Tutto. Deve essere buono su tutti i fronti. Concordo pienamente. Per valere qualcosa. Purtroppo io di storia non sono molto forte, ma mi ricordo una volta un signore che mi ha detto, ed è qui sto vedendo la verità, parla in denaro, bisogna ogni tanto andare da uno. Sì. E questa è la pura, sì, sì, ma è sincera verità. È necessario, no? Perché appunto il passato ci insegna, non ci limita, però ci insegna. Però ci aiuta anche a guardare avanti con un altro occhio, no? Riuscire, perfetto, a capire anche quello che eliminare si deve fare, gli errori per ottenere, cercare che... di non farli, ma quello che è più importante appunto è mettere sempre al centro di quello che si fa le persone, no? Se non si fanno, noi non lavoriamo per le cose. Gabriele, grazie. Grazie. È stato un piacere e come vuoi così.